Gesù davanti al Padre mai accusa. È il contrario, difende. È il primo paraclito. Poi c'è in via il secondo, che è lo Spirito. Lui è il difensore. È davanti al Padre per difenderci. Delle accuse. Chi è l'accusatore? Nella Bibbia si chiama l'accusatore al demonio, a Satana. Gesù giudicherà, sì, alla fine del mondo, ma nel frattempo intercede, difende. Giovanni lo dice tanto bene, non peccatevi per favore, ma se qualcuno pecca, pensi che abbiamo un avvocato che ci difende davanti al Padre. Se noi vogliamo andare sulla strada di Gesù, più di accusatori dobbiamo essere difensori degli altri. Davanti al Padre, ma io vedo una cosa brutta di un altro, e vado a difenderlo? No, stai zitto, ma va alla preghiera e difenderlo davanti al Padre, come fa Gesù, prega per lui, ma non giudichi. Perché se lo fai, quando tu facci una cosa brutta, sarai giudicato. Ricordiamo questo bene, ci farà bene nella vita di tutti i giorni. Quando ci viene la voglia di giudicare gli altri, di sparlare gli altri, che è una forma di giudicare.